to blame for your love. In the sweet despair, a broken heart's lying down. I won't hurry, dear. I'm breathing as long as you're out. Saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia del ritratto. Innanzitutto ti ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e spero che questo primo video autunnale, questo shooting, ti sia piaciuto. Magari fammelo sapere proprio qui sotto con un commento, lasciami un tuo parere, magari anche qualche domanda inerente a quello che hai visto. E se ti va, lasciami anche un bel like, che per me è molto importante proprio per portare questo genere di contenuti. Fatta questa piccola premessa, allora nel video di oggi, come avrei intuito, parliamo del nuovo Speedlight della Godox. Eccolo qua, questa è la confezione V863. In questo caso io l'ho preso per Sony, nel momento che non avevo ancora uno Speedlight per questa fotocamera, ma ricordo che è disponibile per Canon, Nikon, Pentax e Olympus e Fuji, quindi i maggiori produttori di fotocamere. Allora, nel video che ho appena visto oggi l'ho utilizzato come backlight o rim light in alcuni casi. Potevo fare la cosa opposta, utilizzare la Digito Pro e lui come luce principale, dal momento che le differenze di potenza sono decisamente minime. Qui abbiamo 76 watt, invece nel Godox AD 100 ne abbiamo proprio 100 di watt, ok? Però sicuramente vi porterò altri contenuti con questo V860 dove magari lo utilizzeremo proprio come luce principale, quindi iscriviti al canale proprio per non perdere questi video, ok ragazzi? E attiva magari anche la campanellina. Quindi dal momento che abbiamo la scatola tra le mani vi faccio vedere anche il contenuto. Quindi il nostro Speedlight con il classico treppiedino e la batteria che ho già ovviamente inserito, batteria da 3000 mAh. Alcuni accessori, la classica borsetta custodia, l'alimentatore per ricaricare la batteria con il cavo USB di tipo C che serve anche per fare l'update del film. Dopo aver dimostrato il contenuto della confezione, vediamo alcune caratteristiche e nuove funzioni di questo Godox V860. Qui tra le mie mani ho anche suo fratello il Godox V1, così vediamo le differenze. Allora, partiamo dalle novità. La prima te la faccio vedere ed è proprio questa luce a LED che ovviamente puoi modificare da 1 a 10, non puoi modificare la temperatura colore. Ricordo che questa luce ha una potenza di 2 watt. Questa luce ricordo che è anche nel Godox V1, la differenza è che qui è dentro la testa e qui l'abbiamo proprio nella parte frontale del Godox V860, ok? L'altra novità sta nella batteria, quindi nel Godox V860 troviamo la stessa batteria che troviamo nel Godox V1. Tempi di ricarica alla massima potenza per entrambi è 1,5 secondi. L'altra novità è questo switch qui. Quando operiamo ovviamente con questo Speedlight nel corpo macchina avremo un cambio da manuale a TTL decisamente molto più veloce. Quindi veniamo a noi. Meglio il Godox V1, meglio il Godox V863? Beh, qui devi deciderlo te. Adesso io ti faccio vedere la differenza principale e che la stai già vedendo, che è nella testa. Allora, qui abbiamo una testa tonda che abbiamo imparato a conoscere tutti, è magnetica, troviamo anche gli accessori, gli HPR1 che sono decisamente molto utili e veloci da installare. Anche qui abbiamo degli accessori, però non sono magnetici, però ne troviamo anche moltissimi in commercio di terze parti. Secondo me, se devi utilizzare uno Speedlight off camera dentro un modificatore, io sceglierei il V860.
vuoto 60. V1 lo preferisco quando lo devo utilizzare proprio nel corpo macchina, proprio perché abbiamo decisamente una luce più morbida e proprio perché possiamo applicare questi accessori HPR1 molto velocemente. Per quanto riguarda la testa, che ho ripetuto più volte ormai, qui abbiamo la testa rettangolare, qui abbiamo la testa tonda, qui abbiamo uno zoom che parte da 24 mm fino a 105 mm, ok? Qui invece le cose sono decisamente diverse, perché si parte da 20 mm, quindi un raggio molto più ampio, quindi decisamente meglio quando lo inseriamo dentro i modificatori, fino a 200 mm. Poi se tiriamo giù anche la classica, il classico diffusore, arriviamo anche a 16 mm, però ovviamente perdiamo moltissima potenza, ok? Per quanto riguarda il menu, non c'è nulla da aggiungere, praticamente è il medesimo, non cambia praticamente nulla. Se conosci il Godos V1, praticamente è la stessa cosa, la troverai proprio nel Godos V863. Quindi brevemente, beh, adesso non te lo faccio vedere nei dettagli, praticamente abbiamo le classiche funzioni DTL multi manuale. Può funzionare da master, quindi con questo vuoto 60 puoi controllare altri flash della Godos. Ad esempio potrei controllare il Godos V1, il Godos AD200, l'AD300, insomma tutti i prodotti della Godos. Per concludere questo video dedicato a questo vuoto 63, beh, innanzitutto lasciami sempre un commento se vuoi vedere altri video con questo flash. Scrivimelo qui sotto nei commenti, ricordo ancora una volta che è disponibile per Sony, Canon, Nikon, Pentax, Olympus e Fuji. Altra novità che non vi ho ricordato, che poi non è una novità, però l'hanno implementata anche sul V863, è questo attacco rapido, quick release, che si attacca al contatto freddo della vostra fotocamera. Finalmente l'hanno introdotto. Quindi, detto questo, per concludere, vale la pena passare dal vuoto 60 se possiedi il vuoto 62? Secondo me assolutamente no, tienilo stretto, se funziona. Casomai quando un giorno si romperà il vuoto 62, beh, facci un pensierino, se ti serve questa luce a LED e se ti serve questo switch per cambiare più velocemente la modalità manuale TTL, beh, allora passa al vuoto 63. Sinceramente io ho preso questa versione 3 perché non possedevo, come ti ho detto, nessun speedlight per Sony, quindi ho deciso di passare direttamente alla 3. Ovviamente le differenze di prezzo dovrebbero essere un po' diverse dalla versione precedente, casomai ti lascio il link in descrizione. Come al solito noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e grazie ancora per aver ascoltato e aver visto questo video.